L'accordo di Milano per Marco Biagi è il no di un intero paese contro il terrorismo. 17 secondi, Totti, Montella prende il tempo a Cordoba, pallonetto, che inizio di partita perché dopo un primo e 13 secondi Cristiano Zanetti, Vieri, scatta Cordoba, prende il tempo a Samuel, difende il pallone, esce Antonioli, Zebina, palla sul sinistro, Inter in vantaggio. Recoba 1-0 dopo un primo e 30 secondi, esulta Cooper, rivediamo ancora, Recoba difende il pallone, lo tocca poi e finisce in rete e guardate la piramide nero-azzurra dalle parti di Toldo. Angolo di Candelà, la palla viene respinta da Serena, arriva Totti, Seedorf, Inter costretta a difendersi, poi questo episodio Dalmà Cafu al 12° minuto, ma viola ricca questa sera per Carlo Longhi, duelli sulle fasce, Candelà, Javier Zanetti, ma è Cafu il giocatore che fa più paura all'Inter, difende adesso su Recoba, poi Samuel anticipa Vieri, si dispera Cooper. Attacca ancora Cafu sulla sinistra, questa volta lo tocca Zanetti, scontro fra i due, c'è ammonizione di Cesari per simulazione di Cafu. Ancora la Roma, in qualche modo Seedorf, Montella da fuori, centrale, Toldo c'è. È una bella partita, emozionante da una parte e dall'altra. Recoba dentro a cercare Serena, buono il suo match ancora per Recoba, sempre il solito sinistro, sollecita i riflessi di Antonioli. Capello prova a fischiare ma il trap è sicuramente un'altra cosa con il fischio. Tommasi da fuori, ancora una volta centrale per Toldo, mentre qui c'è questo contrasto Samuel Vieri, duelli fisici, tensione sul campo. Si riparte ancora, Cafu, Totti, del vecchio battuto Toldo, lo salva il palo, 37° minuto. La grande occasione per la formazione giallorossa. Rivediamo ancora. Tocca in qualche modo del vecchio, palo pieno. Seedorf, 43°. Recoba sulla destra, ha il tempo di fermare il pallone, di guardare che cosa fa Vieri, di lanciare, si avvita Vieri dopo essersi smarcato da Samuel e il gol del 2-0, il gol numero 19 di Vieri in questo campionato. L'avvitamento di Vieri. 43° minuto, la risposta della Roma, Totti, la palla sull'esterno, c'è tensione ancora una volta in campo fra due giocatori della Nazionale, questa volta Materazzi e Panucci, attimi di tensione sul terreno di gioco, poi tutto verrà ricomposto nell'intervallo. Sorride Cesari, siparietto simpatico con Totti ad inizio ripresa. Secondo minuto, Dalmà va via da solo, si smarca Vieri, prova adesso la conclusione, non trattiene Antonioli, Vieri ancora, sposta Candelà, la palla sul sinistro, Antonioli chiude molto bene lo specchio della porta. Poi l'abbraccio Vieri-Candelà, settimo, lancio millimetrico di Panucci per Cafu, sempre al tiro il brasiliano, copre Toldo sul suo palo, esce Tommasi, dentro a Assunção, va Samuel al cross, Roma in recupero, ancora Panucci, si distende Toldo, poi arriva Emerson, la palla su Totti, la palla sul destro, la palla in rete ma c'è il fuorigioco di Montella e Capello questa volta dice è giusto, grande fair play. Cafu, Montella, Totti, posizione regolare del capitano giallorosso, all'11° la Roma rientra in partita col gol di Totti, il primo lontano dall'Olimpico quest'anno, il gol numero 8 per lui. Toldo è battuto così. Cooper sollecita i suoi, poi i primi cambi, esce Serena stremato ma un'ora fatta bene, dentro Simic a contrastare Cafu, eccolo ancora Cafu, al cross per Montella ma non è in grande serata il centravanti della Roma, spedisce sul fondo così. Adesso esce Seedorf dentro con Seisao, non gradisce molto l'olandese ma Cooper ha fatto i suoi calcoli. 26° fallo di Samuel su Vieri. Sul pallone Recoba, il sinistro, non da scampo. Ad Antonioli il gol del 3-1, esulta Cooper, il quinto gol in campionato per Recoba, il quarto in due partite. E gioia Inter su questa punizione millimetrica di Recoba. Zeminà, piuttosto nervoso, fallo su Vieri, viene ammonito, saranno 6 gli ammoniti della serata.
Parte il cross di Recoba, dentro Di Biagio, Antonioli c'è sulla traiettoria. Poi scontro Zebina, Recoba che non finisce dopo che Cesari va a placare, calmare i due, palla lontana. Questa è la reazione di Zebina sul volto di Recoba. L'espulsione è automatica anche se Cesari si consulta e va a sventolare il cartellino rosso sul volto dei francesi. Attenzione adesso a Cordoba che a questo gesto poteva costar caro al colombiano. Fuori il francese, Roma in 10, l'Inter a spazi, Recoba il tacco a cercare Vieri, l'uscita di Antonioli. Gli urlacci di Vieri, 37esimo, fuori Recoba, l'eroe della serata, dentro il turco Emre. Va fuori anche Montella per riequilibrare il cappello della difesa, schiera Zago. 37esimo minuto, Totti contro tutta l'Inter. Il contrasto con Cordoba per Cesari e simulazione, forse eccessiva l'ammonizione. Poi c'è questa reazione di Emre, fuori anche il giocatore turco. Siamo al 47esimo, ma la partita finisce qui. Si ferma l'imbattibilità della Roma a 24 incontri con la settima sconfitta consecutiva in 7 anni a San Siro. Inter che torna in vetta alla classifica e vince anche la classifica degli scontri diretti con Roma e Juve. A te Marco Mazzocchi. Per vedere la classifica, oggi 7 vittorie in casa, 2 in trasferta, nessun pareggio. Dunque il primo vero allungo del campionato a 6 giornate dalla fine lo effettua l'Inter, 59 punti. Poi Roma 56, Juventus 55, entrambe hanno perso l'imbattibilità in campionato dopo parecchie giornate. La Roma 24, la Juventus 16. Bologna in zona Champions League a quota 48, Chievo 45, Milan 44, Lazio 40, 36, Torino, Perugia e Atalanta, 35 Verona, 34 il Parma, 33 il Brescia, 32 il Piacenza, 31 l'Udinese. Poi 24 Lecce, 22 Fiorentina, 16 Venezia, 3 squadre che in questo momento sembrano davvero spacciate.